Accanto a me il presidente del Consiglio Comunale di Mazara del Vallo, il presidente Cancitano. Oggi Consiglio Comunale aperto. L'argomento è la bellice ambiente, il futuro della società dei rifiuti qui a Mazara del Vallo. Cosa emerge da questo Consiglio Comunale? A cosa diamo incontro? Innanzitutto c'è stata una richiesta di questi 8 consiglieri dell'opposizione che mi ha fatto richiesta per fare questo consiglio comunale aperto e io, riunendo i miei capigruppo, abbiamo deciso la data del 1° ottobre. E subito voglio chiarire che sia il regolamento, l'articolo 48 del nostro regolamento, sia la conferenza capigruppo ha stabilito che, a differenza delle altre volte, questo consiglio comunale venga gestito nell'invitare le associazioni di categoria, tutte le persone coinvolte, diciamo, per la bellice ambiente. Quindi, se il cittadino voleva parlare, giustamente non si poteva dare la parola a tutti e darla solo a quelle organizzazioni sindacali e associazioni che hanno fatto la richiesta. Infatti abbiamo preparato un modulo per vedere chiunque voleva intervenire e noi abbiamo fatto intervenire tutti. A proposito di questo, abbiamo visto un cittadino che ha chiesto la parola e non gli è stata data, l'abbiamo pure intervistato, lo sentiremo tra un pochino. Come funzionava? Come ci si doveva registrare per essere ascoltati? Innanzitutto doveva fare parte di un'associazione o di un sindacato. E facendo parte di un'associazione o un sindacato accedeva all'invito che il presidente ha fatto per l'adunanza aperta e quindi compilava un modulo che entro oggi a mezzogiorno poteva compilare e avere la possibilità di parlare. Io non vorrei insistere, però sinceramente il Consiglio Comunale Aperto nasce proprio per dare la voce a tutti i cittadini, quindi suona strano il fatto di dare voce solo alle associazioni, non al singolo cittadino che magari è fuori da determinate situazioni anche associative. Io dico che l'anomalia stava prima, perché il nostro regolamento, l'articolo 48, parla chiaro che possono intervenire le associazioni, ripeto, i sindacati e tutti gli invitati che la conferenza di capigruppo decide. Quindi per questo non si è dato modo di dare parola al cittadino, ma il cittadino quando viene rappresentato dagli associazioni, quindi si poteva. Va bene. Si è parlato anche di SRR, di Aro, quando potremo averle attive sul nostro territorio? Io spero prima di tutto che tutte le forze politiche in campo tutelano tutti i lavoratori della bellice ambiente, dal primo assunto fino all'ultimo, perché oggi perdere un posto di lavoro diventa una cosa molto molto pericolosa, perché giustamente anche questi signori che prendono oggi questo stipendio anche con ritardo, ma hanno uno stipendio. Quindi domani io non mi aspetto che qualcuno viene in testa, la politica in generale, attenzione, di mandare fuori queste persone o non gli dare più l'opportunità di lavorare, perché sarebbe una tragedia sia per la città di Mazara del Vallo sia per tutto lato Belice. Quindi lei pensa che questo è stato comunque un consiglio comunale a cui sono state date le risposte? Lei aveva delle domande, presumo, a cui sono state date pure risposte? Io spero che questo consiglio comunale si concluderà con una proposta che andremo a votare successivamente nel consiglio comunale, perché oggi non è un consiglio comunale che si può deliberare, ma che in base alle dichiarazioni fatte dal consigliere Arena, che è stato il relatore di questo consiglio aperto, stileremo un documento che anche io voterò. Accanto a me il signor Asaro Leonardo, che ha chiesto di parlare in questa adunanza aperta sulla bellice ambiente, richiesta che le è stata negata. Strano per un consiglio comunale aperto. Lei cosa voleva dire? Strano e soprattutto un po' arrabbiato, che io ce l'ho l'esperienza, peraltro non dico quello che sto dicendo per sponsorizzarmi. Sono stato il più giovane consigliere comunale di questa città, il più vecchio consigliere di questa città, ho sofferto per questa città più di tutti loro, perché sono stato io assieme alle altre consigliere comunali ad andare a parlare con Pertini per il bene di questa città, sono stato io ad andare a parlare con Andreotti, ministro degli esteri, per il bene di questa città, sono stato io ad andare a Roma a parlare con Cossiga, presidente del Consiglio, per il bene di questa città, sono stato io ad andare a Roma per 7 volte a parlare con 7 ministri sempre di seguito. La cosa più assurda, un consiglio comunale ad un'anza aperta, la stessa parola dice ad aperta. L'altra volta si è fatto, prima di fare il consiglio comunale, veniva lo scegliere chi vuole parlare. Qui hanno concordato 3 giorni prima
chi doveva parlare, e a me che me lo dice che l'avete concordato voi, quelli che devono parlare e non devono essere cittadini a esprimere il proprio desiderio. Peraltro io dovevo dire delle cose semplici, senza portarla tanto alla lunga. Hanno parlato che il Belice Ambiente non funziona, che il Belice Ambiente fa le debite, che non vengono pagate quelle che lavorano. Posso portare un paragone, signori? Se un uomo si sposa e ha la moglie e due figli e guadagna 2 milioni a mese e la moglie spende 3 milioni a mese, l'unica soluzione è il divorzio, se no è rovinato lui e i suoi figli. Chi ha gestito bene gli ambienti, ha gestito male, se ne deve andare a casa senza tanto girarci attorno, se ne deve andare a casa. E non è possibile che quelli che lavorano non hanno soldi, devono lavorare a credenza. Beh, lavorate, levate la spazzatura, avanzate 1000 euro, 500 euro, e dopo 500 euro, allora dico un'altra cosa per esperienze. Io so che i comuni, diversi comuni, non hanno dato la quota a Belice Ambiente, che soldi non ce ne sono. Domanda io a questi comuni, per i soldi del gettone di presenza, per pagare l'assessore, li trovate? Così dovete trovare i soldi per questi poveri disgraziati che lavorano 8 giorni. Accanto a me Girolamo Pipitone del Centro Studi La Voce. Di cosa ha parlato lei oggi in questo Consiglio Comunale aperto? Oggi si parla di Belice Ambiente, sono tante le cose che sono uscite fuori. Intanto mi sono lamentato perché ancora non è decollata la SRR, sebbene costituita nel 2011 e presidente sindaco di Mazzara. Mi sono lamentato perché è stata deliberata la costituzione dell'Aro e non si è fatto ancora niente. Mi sono lamentato perché l'aumento del costo che è quasi raddoppiato in questi ultimi anni della raccolta dei rifiuti, che poi ricade sui cittadini. Quindi non è vero niente quello che ha detto l'assessore, tutto quello che è stato detto qua dentro. I prezzi sono aumentati, siccome la legge dice che il comune deve recuperare il costo del servizio, i cittadini pagheranno un costo o una tassa maggiore rispetto agli altri anni. Abbiamo un aumento del 38,5% negli ultimi anni. Ed è perché? Perché c'è personale amministrativo in sovrannumero, perché i costi delle riparazioni dei mezzi sono elevati, perché i costi. Tutto non c'è, è una barca allo sbando. Per dirla, c'è stata un'amministrazione fuori controllo che distruggerà il comune. Tutti i comuni, gli 11 comuni, dovranno pagare i debiti della Belice Ambiente, che andrà a chiudere, meglio chiude prima meglio è. E questi debiti, che saranno ripartiti in funzione alle percentuali delle azioni che si hanno, il comune di Mazzara ha azione per il 33,33% e un terzo dei debiti che andrà a pagare, ricadranno, quindi pagherà il comune, pagheranno i cittadini di Mazzara. E questo non è giusto, i cittadini debbono pagare il servizio per un costo effettivo e giusto, deve essere gestito come il servizio, come gestisce un buon padre di famiglia. Non possiamo possiamo pagare un numero tanto elevato di amministrativi, non possiamo pagare mezzi che vanno in affitto, non possiamo pagare note di riparazione elevate. Tutto questo perché nessuno mai si è occupato. I sindaci che dovevano verificare e si dovevano occupare di un controllo analogo non l'hanno mai fatto. Sono responsabili del danno che stanno facendo e che è stato fatto all'intera popolazione degli 11 comuni del Belice Ambiente. Accanto a me è Donato Giglio, lei è intervenuto oggi qui al Consiglio Comunale aperto sulla Belice Ambiente. Il suo intervento, cosa ha trattato nello specifico? Allora, io purtroppo ho avuto la difficoltà di non poter terminare l'intervento, forse perché quando si arrivava proprio nello specifico qualcuno ha preferito bloccarmi con la scusa del contingentamento dei minuti. Quando si affronta determinati argomenti, ritengo, se uno rimane nel tema e sta dicendo cose serie e qualificanti, i minuti poco contano.
Purtuttavia, come dire, la verità è che questo è un ambito, nato male, che sta morendo peggio. Non è assolutamente vero che ci siano stati momenti di virtuosità, quello è una società che è sempre andata male, perché è nata male, senza dotazione economica o con una dotazione economica veramente ridicola, per cui non ha fatto altro che produrre giorni dopo giorni debiti. Devo dire che in tutta questa situazione è provato dagli atti, io parlo di aspetti politici e amministrativi e non certamente di fatti, come qualcuno diceva, che possano interessare le procure, perché laddove dovessi ritenere che possa interessare le procure, come ho sempre fatto, come mi è venuto a fare, avrei già denunciato senza problemi. Ma è sicuramente la Bellice Ambiente si può definire come una fantasiosa giara piena di miele, dove ognuno che ha la fortuna di nascosta dietro una porta, dove ognuno che ha la fortuna di entrare non intinge semplicemente il dito, ma probabilmente l'intero braccio, perché è troppo dolce il miele da cui cibarsi. La verità proprio è questa, è una vacca che è stata munta fino a farla morire. Quale sarà quindi secondo lei il futuro per il territorio anche di Mazara del Vallo in merito a tutti questi debiti che i cittadini dovranno pagare? E i debiti che dovranno pagare, per la verità, non si sa, la stessa regione fino ad oggi non si esprime chi dovrà pagarli. Sicuramente li pagheranno i cittadini, perché poi girala come vuoi, alla fine sempre alle tasche dei cittadini dovranno uscire. Se il passato è stato, come dire, poco ottimale, il futuro secondo me, così per come stiamo partendo, sarà peggio. Accanto a me il dottore Lisma, liquidatore della Bellice Ambiente ATO TP2 qui a Mazara del Vallo, il consiglio comunale è aperto appunto sulla questione. Allora, cosa emerge da questo consiglio comunale e soprattutto qual è la situazione attuale dell'ATO? Ma intanto l'ATO è in liquidazione, la Bellice Ambiente è in liquidazione, la gestione commissariale non è una gestione commissariale della Bellice Ambiente. Il commissario straordinario gestisce la raccolta dei rifiuti nelle more che l'SRR e gli ARO siano pronti a gestire e utilizza uomini e mezzi della società, ma la società ha cessato la gestione il 30 settembre del 2013. Cosa emerge dal Consiglio? Il Consiglio ha posto dei quesiti, molti di questi non sono io l'interlocutore giusto per dare le risposte. Credo di aver risposto un po' a tutti quei quesiti che sono di mia competenza, cioè per esempio la situazione creditoria e debitoria della società, dando un dato che è relativo al bilancio chiuso al 31/12/2013, perché non posso dare un dato definitivo dell'anno in corso. Naturalmente abbiamo una situazione debitoria che è di circa 70 milioni di euro, ma abbiamo di contro anche una situazione creditoria che è soprattutto legata ai crediti nei confronti dei comuni e in parte della TIA per circa 60 e passa milioni di euro. Poi ci sono delle perdite di esercizio che ci sono state negli anni. Sull'altra domanda, chi deve pagare, lo dice la legge, non lo dice Nicola Lisma, la legge dice che i comuni soci si devono accollare tutti i debiti e le obbligazioni della società. Fuori ci sono dipendenti dell'ATO, della Bellice Ambiente, che lamentano degli stipendi arretrati, come comportarsi nei loro confronti? Allora, l'ho detto durante il mio intervento in consiglio, purtroppo da quella data in cui la Bellice Ambiente ha cessato la gestione, quindi dal 1 ottobre in poi, i comuni non hanno più versato a quella gestione liquidatoria un euro, per cui non c'è stata la possibilità non solo di pagare i dipendenti, ma di non pagare nulla completamente, nemmeno i fornitori o null'altro. E questa è la situazione di stallo che permane ancora oggi, per cui per sbloccare quella situazione dovrebbero pervenire somme alla società da parte dei comuni in funzione del periodo di gestione e liquidazione della Bellice Ambiente. Se non avviene questo, non c'è altro da fare. Dico che quasi tutti i dipendenti comunque hanno già posto in essere giudizi contro i comuni, quindi atti di decreti ingiuntivi e pignoramenti. Alcuni di loro già sono riusciti ad ottenere dei pagamenti, altri sono in coda in attesa che i comuni abbiano la disponibilità e quindi il giudice assegni le somme. Quale sarà quindi il loro futuro?
Il loro futuro non lo stabilisco io, c'è una legge, la legge 9, che dice che a passare all'SRR di transito, ma alle società che poi prenderanno il servizio di esternalizzazione dei rifiuti saranno tutti quelli che hanno determinati requisiti. Poi ci sono scelte politiche che, ripeto, non sono nemmeno queste in capo a me, che sono da parte, soprattutto da parte dei sindaci, se volere tutelare a prescindere tutto il personale, anche se questo poi comporta comunque un costo che rimarrebbe elevato per la raccolta del rifiuti, oppure no. Questa è una scelta che viene demandata ai sindaci soci della Belice Ambiente e corrispondono ai soci della SRR. Se faccio la farma cagata, non la fare la lavata, se la farma pisciata, se la farma pubblica, se la farma tipo schiata, stai cagando tutto per cagare la lavata, perché non c'è posto per cagare, per fermare, per pisciare. Gentilmente anche forse. Fuori, come le zingari, a fermare con la macchinetta, disgraziati, ne fanno stare state a fermare, disgraziati, non ci interessa nulla, ma se mangiano gli altri. Allora, chiedo scusa per sé, e vado alla conclusione. Allora, proprio per dare risposta alla disperazione di queste persone che in maniera più o meno composta lo stanno anche dimostrando, io invito i consiglieri comunali a votare due proposte, perché non lo posso proporre io sicuramente, lo provoca qualcuno di voi, e approvarlo per favore.